sinceramente sta andando bene. L'affluenza ci sembra addirittura superiore di quella della scorsa edizione, che già aveva registrato un incremento enorme rispetto alle edizioni precedenti. E l'anno scorso noi abbiamo toccato i 48.000 visitatori, poco meno di 48.000 visitatori, e chissà che quest'anno non riusciamo a superarli, ma sarebbe già un numero molto importante. Un sacco di pubblico che praticamente nei corridoi quasi non si passa. Sembra che quasi che la crisi sia superata. Qualcosa, anche un paio di milioni. Chi è che oggi in Italia compra queste opere? Innanzitutto le opere di questo livello sono anche difficili da reperire, e uno che le ha messe via nel tempo, se me le dovessero comprare qualcuna mi dispiacerebbe pure. Quindi si portano un po' alle Fiera di Bologna, si tira fuori un po' i gioielli di famiglia, opere anche per fare bella figura, poi le vendite sono su cose più normali, però sempre nell'ordine abbiamo venduto opere di un certo livello. La crisi economica degli ultimi 7-8 anni quanto ha influito sul mondo dell'arte e anche su quello degli affari? Ha influito naturalmente moltissimo, a maggior ragione in Italia, dove il regime fiscale è più pesante rispetto ad altri paesi e dove tutto un complesso di norme burocratico-amministrative complicano il mercato. Allora, noi abbiamo registrato dei dati molto preoccupanti, soprattutto negli anni scorsi, vale a dire la chiusura di gallerie, la cessazione di attività di gallerie, anche storiche, di gallerie importanti. Non di meno, però, dallo scorso anno si è avvertito almeno una fiducia maggiore in una ripresa. C'è la crisi economica, ma i valori reali come l'arte non hanno, secondo me, mai avuto momenti di crisi poi terribile come magari i mercati finanziari. Gli artisti di punta sono sempre i Bonalumi, Castellani, Fontana, Burri. Nonostante ci sia crisi, noi riusciamo a lavorare e a portare avanti i nostri progetti. Negli ultimi mesi abbiamo realizzato 11 mostre, per cui range dai 500.000 a 1,5 milioni. E chi è che compra? Sono gli italiani o sono gli stranieri? Italiani e stranieri, ma anche un momento in cui gli italiani vedo che stanno ritornando a comprare in maniera molto più convinta.